L'orco si nasconde dietro una chat e la rete lo amplifica. Vittima di questa storia è una 14enne della provincia di Vicenza. A denunciare il fatto ai carabinieri, il papà. La storia. La giovane innocentemente ha iniziato, come si dice in gergo, a chattare con un ragazzo sui 20 anni che non sarebbe vicentino. Chissà come si è presentato, se come coetaneo o se lei, magari affascinata dal poter piacere ad un ragazzo più grande, ha continuato lo scambio di messaggini, fino a mandargli su sua richiesta delle foto di lei in biancheria intima. Foto che il giovane non ha tenuto per sé o girato ad amici, che già sarebbe grave, ma ha fatto ben peggio, le ha messe in vendita su una piattaforma. A vederle e a riconoscerla 14enne sarebbe stato un altro ragazzo che subito ha avvisato la famiglia. Dall'indagine dei carabinieri è emerso al momento che il ventenne avrebbe avuto una sorta di archivio video e fotografico di molte altre giovani minori e non, a quanto pare, non riconoscibili. Si tratta di capire ora se anche queste immagini siano state oggetto di vendita e capire se dietro ci sia ben altro. Il ventenne intanto è stato denunciato per pornografia minorile.